Levitazione, elettromagnetismo, fantasia o realtà? Un caro saluto. Attraverso il prezioso e fornito indice alfabetico, di cui trovate sempre i link nella descrizione, scovate video decisamente interessanti che riguardano la levitazione, ad esempio come l'ultimo pubblicato Bombi, levitazione e griglia magnetica terrestre, o Levitazione, Viktor Grebennikov, che risulta si spostasse usando l'elettromagnetismo o la levitazione, come state vedendo in questo video, dove utilizzando le elitre degli insetti levitano grazie alle loro particolari forme. Siete a conoscenza che l'entità che ha preso il sopravvento sul controllo del pensiero degli esseri umani ha rubato o nascosto le energie libere che il meraviglioso regno piano è in grado di regalarci. Sul canale The Secrets of the World, con cui ho collaborato, trovate diversi video sull'esistenza di questa energia angolare che non conosciamo. I credenti della pseudoscienza e della pseudo-guarigione attraverso la costosissima chimica distribuita e consumata prima se non più del cibo, deridono le dimostrazioni di movimento senza l'ausilio dei carburanti, come deridono la possibilità di riottenere la salute attraverso i prodotti genuini che la natura offre all'uomo gratuitamente. Quello che state vedendo è il documento della NASA del 15 febbraio 1993 sulla propulsione elettromagnetica per i veicoli spaziali. È solo fantasia, perché prima dovremmo applicare questa propulsione sulle automobili, non su progetti per lo spazio. Spazio che non esiste. Anche Wikipedia parla della propulsione elettromagnetica, ma solo in inglese, danese e francese, come vedete nella schermata. La propulsione elettromagnetica EMP è il principio di accelerazione di un oggetto mediante l'utilizzo di una corrente elettrica e di campi magnetici. Perché, anziché progetti fantasiosi come la cupola dorata degli americani, che costerà miliardi di dollari per un salvatore immaginario, è il vero distruttore in realtà, non vengono investiti nella ricerca di questa energia? 29 ottobre 2017. La Cina dichiara di aver completato con successo i test di propulsione magnetica di sottomarini e navi. Secondo la China Shipbuilding Industry Corporation, CSIC, azienda statale nota per aver prodotto la prima portaerei cinese e il sommergibile Xiaolong, la Cina ha recentemente affermato di aver testato con successo il suo primo motore a propulsione a magnete permanente per imbarcazioni. Il motore utilizzato nei sottomarini convenzionali ha una potenza di diversi megawatt, ma non è ancora stato possibile determinare l'esatta potenza del modello di prova installato. Il primo test riuscito di un sistema di propulsione elettromagnetica è stato condotto sulla Terra nel 1966. Quando questo sottomarino elettromagnetico fu mostrato per la prima volta, costò solo $2000 per costruirlo. Il suo aspetto artigianale ricorda l'aereo dei fratelli Wright. Dimostra chiaramente il potenziale della propulsione magnetica. Questo sottomarino elettromagnetico si sposta nell'acqua grazie alle forze elettromagnetiche. Non ha assolutamente parti in movimento. 30 aprile 2019, Hyperloop, il treno a levitazione magnetica. Dopo una piccola spinta iniziale, riuscirebbe a creare autonomamente energia cinetica sfruttando la levitazione magnetica passiva. In questo modo produrrebbe il 30% in più dell'energia che consuma. Il Ministero della Difesa Nazionale della Repubblica Popolare Cinese questa settimana ha annunciato il primo test riuscito di propulsione magneto-idrodinamica che potrebbe consentire a navi e sottomarini di muoversi in modo totalmente silenzioso. Il sistema, costruito dall'azienda statale China Shipbuilding Industry Corporation, dal nome fantasioso, è stato avviato per il suo primo test su una nave militare alle 11 del 18 ottobre e la nave ha raggiunto la velocità designata per i test. I sistemi di propulsione magneto-idrodinamica non sono una novità, sono stati testati per decenni e sono poi stati ampiamente abbandonati perché lenti e consumano troppa energia. I dispositivi funzionano elettrificando l'acqua e utilizzando potenti campi magnetici per la propulsione.
Nel 1992 i giapponesi costruirono un sistema di propulsione magneto-idrodinamica funzionante su una nave di prova, la Yamato 1. Tuttavia fu giudicato troppo inefficiente per essere pratico. La nave utilizzava superconduttori raffreddati a elio liquido per raggiungere velocità di 15 km orari, 9 miglia orarie, e i successivi prototipi non hanno superato quelle velocità. Poiché non sono coinvolte le parti in movimento, il sistema è praticamente silenzioso, fatta eccezione per il rumore dell'acqua. Di conseguenza potrebbe essere perfetto per sottomarini stealth o navi militari che svolgono operazioni segrete. Il governo cinese afferma che l'hardware è già stato brevettato e che verranno effettuati ulteriori test prima del suo impiego. Se tutto ciò fosse vero, il sistema di propulsione sarebbe una brutta notizia per la marina statunitense, che da anni rivendica la superiorità nella tecnologia di sottomarini silenziosi. Un sistema di propulsione magneto-idrodinamica pratico sviluppato dai cinesi potrebbe cambiare tutto. Quindi cosa succederà? Flotte di droni sonar a caccia di cosa? Grazie di aver guardato fino alla fine. Non dimenticare, se ancora non lo hai fatto, di regalare o regalare i libri Il Risveglio e Il Secolare Nuovo Ordine del Male, sempre in pronta consegna. Anche il semplice valore di una buona tazzina di caffè è ben accetto attraverso PayPal. Tutti i link in descrizione.